A fine marzo terminerà lo stato di emergenza sulla base della scienza. Gli italiani sono stati bravissimi in questa pandemia. Scioglieremo il comitato tecnico scientifico, il cui lavoro non è che è finito. Il Green Pass è stato un grande successo. Dire sempre la verità, grazie ai vaccini sono stati evitati quasi 80.000 decessi. È importante dire la verità, ma naturalmente osserviamo con grande attenzione l'andamento della curva epidemica e siamo pronti ad adattare tutto il nostro apparato all'evoluzione della curva epidemica, anche in senso più espansivo, se è il caso. Resterà esclusivamente in isolamento chi è positivo al virus. Andrà a casa soltanto chi è positivo. Tutti gli altri potranno tranquillamente. Resta ancora anche la sospensione dal lavoro in caso di non vaccinazione. Siccome la prevenzione conviene, si può già ipotizzare una quarta dose in vista dell'autunno? Stiamo valutando anche una ipotesi di estensione della quarta dose alle fasce generazionali più avanzate. Non avremmo problemi a fare eventualmente anche una quarta dose a tutti, ma dobbiamo aspettare il maturarsi di un'evidenza scientifica. Tutti cerchiamo la pace e il governo sta lavorando per aiutare imprese e famiglie. È importante capire una cosa: un'altra pandemia potrebbe rivelarsi importante anche tra un qualche tempo, quindi vogliamo costruire una struttura permanente di preparazione. Perché senza un servizio sanitario nazionale così forte, noi non saremmo cresciuti del 6,5%. È un'Italia che continua a crescere, ci sono incertezze negli approvvigionamenti, sono i valori su cui è costruita la Repubblica Italiana che stiamo difendendo, la nostra libertà. E poi, se le cose continuassero a peggiorare, dovremmo, cominciare a entrare in una logica di razionamento.